Siamo qui col mister Tricarico del Bus 81. Mister, partita facile per voi, come ha visto la sua squadra? Sì, insomma, oggi era una formalità, dispiace vedere il Saronno così, però noi dovevamo vincere per continuare e l'abbiamo fatto. Adesso cerchiamo di vincere con Legnano domenica per superare i playoff del girone e prepararci al meglio a quelli nazionali, perché la Serie D passerà da là. Fanful è stato bravissimo a vincere ancora a Cavenago, quindi se non passeremo dalla porta principale cercheremo di passare dalla porta secondaria. La sua squadra oggi, altra dimostrazione che ha un attacco fenomenale con Anzano e Berberi, come... Sì. Loro sono bravi, lo sappiamo, però è tutta la squadra che gli permette di avere tante occasioni da gol, poi loro nella finalizzazione sono giocatori davvero importanti per la categoria. Siamo contenti di averli e ce li teniamo stretti. Mister, cosa ne pensa della situazione adesso del Saronno? Secondo lei la colpa su chi ricade? Sui giocatori, società o su che cosa? In ogni squadra, in ogni società, chi fa la differenza da principio è la società. Il Saronno in questo momento sta vivendo dei momenti di difficoltà che secondo me non sono riferiti solo a quest'anno, perché già negli anni passati c'erano state situazioni problematiche e dove, senza nascondersi, comunque c'è gente che chiede ancora dei rimborsi, e quest'anno poi penso che sia stata la debacle totale e i ragazzi che sono chiamati a giocare queste partite sono delle vittime, non sono assolutamente loro i responsabili, e il tecnico onestamente non era neanche in panchina, quindi è tutta una situazione complicata. Io davvero, da sportivo e da mister, spero che Saronno trovi pace, perché è una piazza così bella e così importante, poi vedere anche dei tifosi insomma che sono qui a seguire, cioè, è davvero un peccato. Io davvero faccio in bocca al lupo, perché davvero trovi o questa proprietà o la nuova proprietà, non so chi sarà, cosa saranno, non sono informato dei fatti, ma che diano stabilità e facciano le cose per bene, promettendo quello che viene dato, perché anche per i campionati è brutto trovarsi a metà stagione con dei campionati che sono falsati. Siamo qui con Diego Suraci, attaccante dell'FBC Saronno. Diego, difficile parlare anche oggi, cosa vuoi dire di questa partita? Siamo entrati in campo consapevoli già che giochiamo contro la seconda in classifica, dobbiamo onorare la maglia fino alla fine e nulla, il risultato ce ne fregare di niente, perché comunque la situazione è questa. Adesso manca una partita, riusciremo a fare qualcosa nell'ultima oppure... Vediamo, cioè comunque sono giocatori che giocano al sabato, poi vengono la domenica, non è neanche facile, è una situazione delicata e spero che finisca il più presto possibile, perché comunque è stata un'annata veramente difficile in tutti i sensi. Va bene Diego, grazie, in bocca al lupo per tutto.